Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come tanti di voi già sapranno, DJI ha rilasciato il nuovo firmware per il piccolo Mavic Mini, un aggiornamento importantissimo che ha introdotto funzioni veramente utili e che tanti di noi aspettavamo. Questo aggiornamento è la versione 1.00.0500. Questo aggiornamento, tra le varie novità, ha introdotto la possibilità di regolare in maniera manuale l'esposizione quando registriamo un video, una cosa che mancava al piccolo Mavic Mini, perché nell'aggiornamento precedente era stato introdotta la possibilità di regolare in maniera manuale il bianco, ma tutta l'altra parte, cioè l'otturatore e l'ISO, e rimanevano ancora in automatico, mentre adesso con questo nuovo aggiornamento è possibile regolare sia l'otturatore che l'ISO in manuale anche quando stiamo registrando un video. E questo è sicuramente un aggiornamento che ha reso felici tantissimi dronisti che posseggono il piccolo Mavic Mini, perché renderà possibile, o meglio renderà pienamente sfruttabile, l'utilizzo dei filtri ND. Io li avevo già portati sul canale, vi lascio qua sopra il video che avevo fatto, però ovviamente senza la possibilità di andare a regolare in maniera manuale l'otturatore, diciamo che non li si potevano sfruttare appieno. Secondo me aveva comunque senso averli, perché comunque un qualcosina facevano, ma non li si sfruttavano per quello che sono in grado di dare i filtri ND. Questi che posseggo io è un set della Pigitech, secondo me ottimi sia per qualità che prezzo, quindi giusto rapporto prezzo qualità, che per un drone che costa comunque 400 euro, non è che si possa spendere una cifra esagerata, se no costano più filtri del drone. Però questo set sicuramente è completo, perché abbiamo un ND8, un ND16, un ND32 e un ND64. Allora, adesso accantoniamo un attimo i filtri, poi ve li faccio vedere in azione, vi faccio vedere diciamo con la regolazione manuale cosa vanno a fare questi filtri se li andiamo a montare sul piccolo Mavic Mini. Ma adesso facciamo un veloce riassunto delle altre funzioni introdotte. Allora, è stato introdotto un miglioramento della trasmissione del controller, quindi dovrebbe essere solo un miglioramento dal punto di vista proprio dell'utilizzo, non della trasmissione, che potrebbe creare però un problema al riavvio, quindi andrà calibrato. Se al riavvio del firmware dovreste sentire un continuo beep dal controller, vuol dire che va ricalibrato, ma è una cosa veramente semplice, che basta entrare nelle opzioni, c'è proprio la ricalibrazione del controller. L'altra novità introdotta è la possibilità di avere i 24 fps nei 2,7k e i 24 e 48 fps nel Full HD. Quindi queste nuove funzionalità di fps sono, diciamo, proprio dedicate per fare video cinematografici, perché usando i 24 fps si ricrea quello che siamo abituati a vedere al cinema, perché i film, quando noi andiamo al cinema, vengono riprodotti in 24 fps. Quindi per creare questo effetto cinematografico bisogna avere i 24 fps, ed è una cosa che mancava al piccolo Mavic Mini. Un'altra cosa introdotta è il miglioramento della regolazione del bianco, quindi è stata ottimizzata. E ultima cosa, ma non meno importante, anzi secondo me una tra le più importanti del nuovo aggiornamento firmware, è il download delle foto e video nel nostro smartphone, perché prima, per trasferire le foto e video dal Mavic Mini al nostro smartphone, la velocità era davvero lenta. Adesso sembra che sia stata migliorata, non ho ancora, diciamo, constatato se il miglioramento è, diciamo, una cosa bella evidente o meno, però c'è stato questo miglioramento. Ma adesso voglio farvi vedere appunto la funzione principale, che era quella più attesa, cioè la regolazione manuale dell'otturatore e dell'ISO, cosa vanno a creare con i filtri ND, o meglio, perché adesso possiamo utilizzare al meglio questi filtri ND. Allora, quella che andremo a vedere adesso è una situazione molto semplice, ma che dovrebbe farvi capire bene cosa succede alla fotocamera del Mavic Mini quando è puntata verso un sole pieno, quindi un sole veramente forte, senza nuvole, senza niente, quel cielo molto azzurro. Allora, partiamo dalla regola dell'otturatore. L'otturatore, per essere regolato in maniera giusta, va regolato il doppio di quello che è l'FPS che stiamo utilizzando. Allora, supponiamo di utilizzare un 2,7K a 30 fps, ok, l'otturatore dovrà essere regolato a un 60esimo, cioè non un 30esimo come sono i 30 fps che abbiamo impostato nel nostro video, ma l'otturatore dovrà essere impostato a un 60esimo. Poi supponiamo di avere gli fps a 24, quindi avremo un 48 raddoppiandoli, e ovviamente nel nostro otturatore non abbiamo un 48esimo ma abbiamo un 50esimo, quindi metteremo un 50esimo, che si avvicina tantissimo al 48.
Quindi detto questo, che è la regola base della regolazione dell'otturatore, adesso vi faccio un esempio. Allora, questa è la prima foto, quindi sul mio terrazzo, drone puntato verso il sole, quindi sole pieno, drone regolato in modalità automatica. Il muretto viene inquadrato dal drone e questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere quest'altra foto, diciamo sempre il Mavic Mini messo in modalità manuale e seguendo le regole dell'otturatore dovremo mettere un 60esimo perché il video che stava registrando in quel momento era 2,7K a 30 fps, ma vedete che se io metto l'otturatore a un 60esimo, che era la regolazione giusta, vedete come è tutto sbiancato, perché così entra troppa luce. Quindi regolato in queste condizioni è impossibile ottenere una foto o un video decente. Quindi adesso vi faccio vedere la foto con l'otturatore regolato per ottenere quello che avevamo in maniera automatica, e vedete che è un millesimo, cioè quello che sarebbe dovuto essere un 60esimo per ottenere una situazione decente deve fare un millesimo, praticamente quello che avrebbe fatto in maniera automatica, cioè in automatico il piccolo Mavic Mini si è impostato da solo a un millesimo. Quindi capite che è inutilizzabile a un 60esimo con una luce forte che entra dentro nella fotocamera del Mavic Mini. Ovviamente a un millesimo si riesce a riprendere e riesce a fare quello che deve fare, però non si riesce a ottenere quella qualità diciamo fantastica o cinematografica che vorremmo appunto adesso che abbiamo la possibilità di regolare l'otturatore. Per ottenere diciamo il risultato giusto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere i filtri ND, perché questi filtri ND ovviamente vanno a limitare la luce che entra nel sensore della nostra fotocamera, quindi vanno a correggere quello che è la quantità di luce appunto che entra, e ci permetteranno di regolare l'otturatore con i parametri esatti. Infatti se io adesso vado ad applicare un filtro ND16, che secondo me è il filtro ideale per la situazione che era, cioè sole pieno, cielo limpido, vedete che se io vado ad impostare un 60esimo, adesso abbiamo un risultato perfetto, nel senso che abbiamo un risultato che a prima impressione, per quello che si vede nel display, è simile, se vogliamo, alla versione automatica o la versione a un millesimo, ma in realtà quando poi andremo a fare il video avremo una qualità nettamente superiore, soprattutto dal punto di vista cinematografico. Quindi ragazzi, questo era per farvi vedere in maniera semplice ma proprio base come i filtri ND vanno a influire sul funzionamento della nostra piccola fotocamera del piccolo Mavic Mini, ma ovviamente questo sul Mavic Mini come su qualsiasi altro dispositivo che faccia foto o video ovviamente, però nel Mavic Mini, che comunque non aveva questa funzione, adesso li si può sfruttare appieno, anche se io li ho sempre utilizzati anche prima perché li avevo recensiti, ma ho sempre continuato a utilizzarli. Infatti in tutti i miei video che ho fatto in montagna, nella neve, sull'acqua, nei laghi, cioè veramente l'ho usato dappertutto, e tutti i miei cinematic video che avete visto sul canale io avevo sempre montato i filtri. Ovviamente non li si sfruttavano a pieno, non erano sfruttamento al 100%, però un qualcosina facevano, mentre adesso li possiamo sfruttare per quello che sono in grado di dare questi filtri ND. E un'altra cosa interessante e molto secondo me bella, che quando andiamo a regolare sia gli ISO che la regolazione dell'otturatore, mentre regoliamo con il dito appunto e facciamo scorrere nel display del telefono, comunque si sente una vibrazione nel controller, che appunto ci fa dà l'idea che stiamo spostando la scala graduata, ed è una cosa che mi piace molto perché ci dà proprio la sensibilità, o meglio ci dà un maggiore realismo nello spostare una scala graduata all'interno di un display, ma l'effetto è molto piacevole. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video per mettervi al corrente che adesso è possibile sfruttare a pieno con il nuovo firmware anche il piccolo Mavic Mini con i filtri ND, che vi lascio il link in descrizione dei filtri ND della Pigitech, che io vi straconsiglio perché per rapporto qualità-prezzo tanta roba. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie impressioni sul nuovo firmware del piccolo Mavic Mini e l'utilizzo dei filtri ND che adesso si possono sfruttare al 100% vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!